La festa che esalta lo splendore della bellezza ci appare tanto più fulgida quanto più oscuro è lo sfondo su cui si staglia. Avete sentito la prima lettura? Lo sfondo oscuro che ci fa vedere la bellezza della luce. Sapeste quanto sono grato al Signore che da una vita mi permette di verificare nella Chiesa, nella gente, in voi il compimento delle sue promesse. Sapeste quanto sarebbe inutile leggere libri senza viverli irrorati dalle lacrime e talvolta dal sangue del popolo di Dio che, con cui il Signore ci mette il sigillo della sua verità. Non si può vivere le feste dimenticando la realtà. La seconda beatitudine, quella che sapete per me è tanto importante, beati coloro che piangono perché saranno consolati, vuol dire proprio questo, beati quelli che hanno trovato qualcosa di così grande che non hanno paura di stare accanto a chi soffre, perché il dono ricevuto li rende forti e liberi dalla paura. Il serpente. La zampata del serpente, maledetto, maledetto. Nel serpente vediamoci tutto quello che per noi è il male, la cattiveria, la violenza, la malattia, la casualità della vita, l'accanirsi della sorte, il male. Quello che ha uno scopo ben preciso, portare l'uomo a dire Dio è cattivo perché ci ha messo in questo mondo e ci lascia sprofondare in questo abisso. Sapete che non stiamo facendo letteratura, è la nostra vita. Lo scopo profondo, profondo di Satana è prima di tutto il peccato, poi la bestemmia, poi il suicidio, perché bisogna distruggere l'opera di Dio. E quando leggiamo la storia dei nostri tempi e di tutti i tempi, quante zampate ha dato la bestia. Se poi dalla Genesi avessimo la voglia di conoscere la parola di Dio e passare all'Apocalisse, allora sì che lì c'è un campanario di bestie, di draghi, di simboli. Non per terrorizzare, ma per consolare, per dire noi sappiamo che cosa è la vita. Certo, l'elemento sorprendente è questo, come si vince il maligno? C'è una possibilità di vittoria o ci dobbiamo arrendere? Chi ha l'ultima parola? Il no alla vita del male o il sì alla vita nella fede? L'Annunciazione, l'Immacolata. Porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua discendenza e la sua discendenza. Una battaglia dove la posta in gioco è la vita del mondo. Noi siamo dentro a questa vicenda, noi siamo dentro. Uno tocca ferro finché non gli risparmia. Ma vista che non siamo dei 25enni qua dentro, in un modo o in un altro tutti abbiamo assaporato la zampata. E davanti a questa zampata Dio che fa? Quante divisioni c'ha il Papa, domandò Stalin, ve lo ricordate? Quante divisioni c'ha Dio per vincere il maligno, per vincere il male?
bisogni di economisti onesti, di imprenditori onesti, di medici onesti, di governanti onesti, di preti santi, ce le ha, manca per niente. C'è una bambina, una fanciulla. Voi non vi potete immaginare cosa succede negli esorcismi quando si comincia a invocare l'Immacolata. Quello perde la testa. Perché non esiste agli occhi del maligno, del serpente, della zampata, che ci siano delle zone totalmente libere dal suo possesso. Lui è sicuro perché sa che ha in ognuno, in ogni zona, la piccola zona di luce che si accende quando nasce una creatura, un punto d'aggancio per poter menare. Maria non ce l'ha. Possibile che l'Immacolata possa vincere il serpente? Per vincere però, guardate, in maniera strana. Lei ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Capite cosa vuol dire? Cioè tu sei sconfitto, ma la sua stirpe non è esentata dalle tue insidie. Tu sei sconfitto. L'unica maledizione, maledetto. Non è maledetto l'uomo, non è maledetta la donna, tantomeno. Tu sei sconfitto, la testa sarà schiacciata, ma avrai lo spazio per insidiare il calcagno. E come fanno male questi morsi, che non hanno la forza di distruggere il bene, anzi lo purificano, lo rendono vero, ma a quale prezzo? Il prezzo della fede. Come è organizzata la Chiesa? Come è organizzato Dio per vincere la battaglia del male? Con i piccoli, con i santi. Non immaginatevi, siete abbastanza adulti, che possa venire un momento in cui sulla terra saranno risolti tutti i problemi. Non esiste mai. Quanti errori abbiamo fatto nel secolo scorso su questa premessa? Ma lasciamo stare la storia. Ci sarà sempre l'insidia del serpente, ma ci sarà sempre la vittoria della grazia. Tu vinci il serpente nella misura di un atto d'amore che fai, della fedeltà che gli manifesti, perché la storia non è quella che appare, è quella che è. Perché per Dio la debolezza dell'uomo non è la sua condanna, ma il luogo dove si manifesta la potenza. Dio vince dove l'uomo pensa di perdere, nel momento in cui nella sconfitta si affida a lui. Non posso chiamare per nome come mi spingerebbe il cuore, ma mi capisci? Maria salva attraverso quella che ai tempi antichi era la maggiore vergogna, la virginità. La virginità oggi è una virtù, qualcuno almeno, ma a quei tempi era segno di debolezza, di solitudine, di sterilità, di fallimento. Ma Dio ha bisogno del vuoto dell'uomo per riempirlo del pieno della sua grazia. Dio vince così. Pietro, tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. Pensi secondo gli uomini quando pensi che per vincere la battaglia di Dio esistono gli stessi metodi che esistono nel mondo? No, perché non vince l'uomo con la sua forza, ma Dio con la sua grazia, che si rende forte nella debolezza dell'uomo. Noi siamo deboli, almeno chi vi parla. Noi abbiamo paura, almeno chi vi parla. Non ci viene chiesto di fingere di essere ciò che non siamo, ma di consegnargli lealmente la debolezza, perché sia Lui la nostra forza. Allora si vince. La festa dell'Immacolata, il modo di vincere di Dio. Altrimenti, che cos'è la vita? Toccare ferro,
sperando di rimandare il più possibile la resa dei conti. Ma la resa dei conti è già stata effettuata, l'ha vinta il Signore. Mettiti nelle sue mani. Rinnova il suo sì a Lui. È la grazia vera che si diffonde attraverso un sì. Ma allora ecco l'evangelizzazione della sofferenza. Quanta gratitudine io porto nel cuore per chi mi ha messo in contatto in quest'ultima vicenda. Ma amici, ma la parrocchia deve essere questo. Aiutate il vostro parroco a dire: guarda, lì c'è questa situazione, lì c'è questa situazione, fatti presente. E il parroco correrà a cercare di evangelizzare la sofferenza. E uno si domanda: ma tu pensi che se gli racconti certe cose? Io racconto sempre un episodio che mi aiuta tanto a vivere nella pace nonostante i limiti. Il mio vecchio parroco fu fatto vescovo e io ho avuto la gioia di essere ordinato vescovo con il suo pastorale, 1953. Una suora, legata a me da tanto affetto, mi ha regalato il corredino quando sono nato e me l'ha regalato quando sono diventato vescovo, perché gli avevano detto che c'era freddo qua, e allora tre pullover mi regalò. Scrisse al suo parroco questa suora: io vorrei tanto trasmettere Dio ai miei ragazzi, ma non so come fare. Io vorrei tanto trasmettere la vittoria alla mia gente, ma non so come fare. Gli scrisse il vescovo: custodiscilo dentro di te, a uscire ci pensa da solo. Custodiscilo dentro di te. Custodisci la grazia, custodisci la chiamata, custodisci la parola. A uscire ci pensa da sé. È una cosa grande, capite? Nel momento in cui ho un uditorio anche molto femminile, dove c'è Maria, dove c'è Elisabetta, dove c'è quello che è dentro, ha imparato, custodiscilo bene. Poi a uscire ci pensa da sé, anche se non senza qualche dolore.